ciò che doveva fare e quindi poi si sono trovati nella condizione di aver adempiuto a tutti gli obblighi incolpevolmente a subire il fatto dei ritardi sul finanziamento residuo, soldi che servono a pagare creditori esterni e dipendenti. E per cui ci è parso normale, visto che in un anno e mezzo, perché stiamo parlando di bilanci del 2013, che stanno depositati dal 2014, cioè stiamo parlando di un anno e mezzo, abbiamo quindi predisposto questa norma. Infatti non abbiamo cambiato per sempre. Non l'abbiamo cambiata per sempre. C'è un'emergenza, c'è stata un'impossibilità, se ne prenda atto. Non vi preoccupate, arriveremo anche ai vostri bilanci. Colleghi, si è parlato di commedia degli equivoci. Voi onorevole potete... Sibilia, la richiamo all'ordine la prima volta. Onorevole Sibilia, non lei deve portare... lasciare, in... come tutti dovete lasciar parlare. Onorevole Sibilia, lasci parlare l'onorevole Caduti, ha la parola lui adesso. Vedete, cara Presidente, i colleghi del Movimento 5 Stelle, bene che i cittadini lo sappiano, non hanno rinunciato a un bel nulla. Il problema è che il Movimento 5 Stelle i soldi non li può prendere perché non ha lo straccio di statuto e non ha mai presentato un bilancio. La Commissione ha chiesto al Movimento 5 Stelle di depositare le carte a supporto del bilancio. L'ha chiesto il Movimento 5 Stelle, l'ha chiesto al Partito Democratico, l'ha chiesto a tutti i partiti. Sapete qual è l'unico partito che non ha depositato un documento a supporto del bilancio del 2013? Il Movimento 5 Stelle! Non c'è neanche una carta a supporto del bilancio! Vedete? Però noi... A voi dobbiamo credere, così per forza, dobbiamo credervi perché voi siete quelli della trasparenza a tutti i costi. Onorevole D'Ottavio, lei non ha la parola. Alla faccia dello streaming, visto che le vostre riunioni...